In questo video andiamo a vedere come si legano i pomodori e come si potano. Quello che ho usato è stato uno spago in fibre naturali e inoltre ho usato questo pezzo di ferro che andavo ad ancorarlo nel terreno. Innanzitutto iniziavo potando i pomodori e togliendo le femminelle. Le femminelle vanno a togliere le sostanze nutritive alla pianta, quindi andiamo a rimuoverle. Poi gli attrezzi disinfettateli prima di usarli, perché altrimenti andiamo a trasferire le malattie alla pianta. Come prima fase dobbiamo mettere i paletti, che possono essere in plastica oppure in canne di bambù. Io uso quelle in canne di bambù, secondo me sono le migliori. Nel mio caso le avevo già messe. Però dobbiamo stare attenti a non intaccare le radici della pianta, quindi mettiamole a una distanza di 10 cm dalla pianta, minimo. Dopo aver messo i paletti andiamo a legare appunto i pomodori. Io ho usato uno spago in fibre naturali. È la scelta migliore perché anche se cadono nel terreno vanno a decomporsi, mentre quelli in plastica o in fibre complesse rimangono nel terreno per decenni e non si decompongono mai. Mi raccomando, quando andate a legare i pomodori state attenti a non stringere troppo, perché altrimenti fate soffrire la pianta e andate a intaccare il fusto. I pomodori li andavo a potare a circa 20 cm dal terreno, ovvero le prime foglie basali le andavo a tagliare. Invece per i cetrioli il processo è diverso. Non andiamo a fare nessuna potatura e inoltre i cetrioli non andiamo a legarli con un bastone, ma utilizzeremo un altro metodo. Andiamo a impiantare questi paletti di ferro e nel mio caso io avevo una rete e andavo a legare il paletto con la rete, usavo questo spago, e andiamo a rotolare appunto il cetriolo attorno a questo spago. Nel mio caso avevo la rete già predisposta, ma voi se non ce l'avete andate a piazzarla. Il video finisce qua, io vi saluto, ciao!